Sogno comico. Mi avete riconosciuto? Sono sempre io, Manuel Negro, e sono qui per parlarvi della realtà, per dimostrarvi quello che succede nel... Chiedo scusa, questo è il mio assistente, ogni tanto lui entra, ma non dovrebbe entrare. Allora, cosa vuoi? Cosa c'è? Allora, ti do il tuo spazio, vieni qua davanti, dai, avanti. Allora, per i nostri amici a casa, una volta per tutte vi dico chi è questo. Allora, nome? Francesco. Francesco, ah, benissimo, un nome proprio così a caso tra noi. I tuoi genitori ti odiavano evidentemente, eh? No, mio zio si chiama Francesco, mio nonno si chiamava Francesco. Ah, ho capito. Tuo nonno e tuo zio sono ancora vivi? Sì. Sì? Quindi sì. L'unico Francesco che non ci sarà più a pochi giorni sei tu, l'unico che morirà. Quanti anni hai? No, non si può Quanti dire. Quanti anni hai? 25. Portati malissimo proprio, veramente una cosa tremenda. Hai mai pensato di fare richiesta per la pensione di invalidità? Sì, mi hanno cacciato. Ti hanno cacciato perché avevi 100%, ti devono dare troppo, ti devono dare, per quello ti hanno cacciato. Scusa una piccola cosa, perché usi il cappello? Invece del cappello, vista la faccia, io ti consiglierei un passamontagna. Te lo metti, non ti si vede più e siamo a posto, capito? Eh? Per fare il riscaldamento. Per fare il riscaldamento, sì, 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 complimenti. Guarda, stai fermo così, fammi sentire. Niente, suona un vuoto proprio, dentro ci avrai un neurone solo che fa c'è nessuno, c'è nessuno, quello c'è in testa. Basta, stai muto, va, colleghiamoci con i nostri amici del meteo. Eccoci, benvenuti, come va signora? Oh, Manuel, come fa gol? Fa gol, tenente colonnello, ma che fa? Fa anche lei adesso la pubblicità occulta, fa. Benvenuti dal vostro tenente colonnello, Vanina. Vanina, senta un po', ma mi dica un po', io sono qui collegato con lei, sì. Visto che siamo soli, ecco, e non c'è quel... Sì, ha ragione. Quel certo... Cos'è? Già sento rumore, già. È arrivato. Ecco il mio collega, il mio collega. Il suo collega. Ha finito? Il suo collega, sì. Finita la benzina. Centro dove è finita la benzina? Ma che dice? Centro grazie. Sperimentale Pepson. Ho capito, Pepson, ciao, ma vuole smettere con questi gesti e queste allora cose. Vorrei parlare delle temperature, temperature odierne, come sono? Oh. Sì. Le temperature odierne oscilleranno dagli 0 gradi ai 100 gradi. Ma che cosa dice? Ma anche lei è impazzita, dai 0 a 100, ma che temperatura sì, abbiamo? Tant'è da 0 a 100, che? 12 secondi. Ma che cosa dice? Ma no! Ma la smetta con questa moto! Non stiamo parlando di Senta, moto! Dicevamo, con il mio 100... È sparito, ma venga su! Stia fermo! Con il mio 100 gradi ho pulito, disinfettato tutto lei l'ambiente! Si fa anche i fatti suoi anche lei, noi abbiamo il metro da fare, voi fate i fatti vostri, per favore! Torniamo a noi! Allora, torniamo a noi, previsioni del tempo, grazie! Torniamo a noi, le previsioni saranno davvero, davvero, davvero molto, molto rigide! Molto rigide, molto rigide, mi fa piacere! Sì, rigide, molto. Ottimo! Ma che ho rigide, ottimo? Non vuole smettere di mettersi in mezzo! Stavamo facendo le previsioni serie, lei dice rigide, ottimo, ma si vergogni! Ma dai, dai Torino, dai Torino! Ma che Torino? Ma la smette, che Torino? Mi chiamo Manuel Negro, vengo da Torino, lei la deve smettere con questi gesti, si deve contenere, va bene? Qui fa caldo. Cosa? Si contenga, ho detto. Cosa? Si contenga. Ma lei, Manuel Negro. Ho capito, ma io devo farlo contenere. Ci dica le previsioni, lei farà caldo, freddo. Queste crisi di identità. Ho capito, ma per favore. Sei Italia e siamo tantissimi. Ha finito? Buonasera. Buongiorno, buonasera. Benvenuti. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Buon pomeriggio. Abbiamo fatto i convenevoli, saluti, volete fare qualcos'altro, un ballettino, non lo so io. Beh, io siamo qui collegati per le previsioni del tempo, lei si presenta col banchetto europeo, lì, ma che effetti, è? Senta. Buongiorno piccolo puffo. Ma che piccolo puffo, ma come si permette, sarà alto lei? No. Ecco. Guardi, l'unica cosa che c'è di buono lei è il colore puffo. Dicendolo che sono blu, ma non sono un puffo comunque, sono Manuel Negro, siamo collegati per le previsioni del tempo, vorremmo sapere un po' come sarà il tempo nel futuro, adesso lei... Non ci interessa il tempo, io dicevo le previsioni, allora visto che avremo, come ho detto, riformerò anche i 10 comandamenti... Ah, riformerà, c'è il allora, sulla tavola di sinistra ho detto che ci saranno alcuni comandamenti, sulla tavola di destra saranno appena dei consigli. D'accordo, cosa suggerisce?
tipo non desiderare la donna d'altri, lo sanno tutti che sei gay, no? Ma chi? Ma come si permette? A me lo sta dicendo, ma non dica queste cose. La roba d'altri, Silvio, ormai si sa che è tutto tuo. Ma che dice? Che dice? Votatemi. Ma come si fa a cambiare Silvio con Prodi, che solo quando parla ti mette la stessa allegria di un filmato di fascino all'inaugurazione di un centro di dimagranza? Ma lo vuole smettere, ma non dica queste cose, chiudiamo questo collegamento. Alla prossima! Alla prossima! Forza Italia, grazie, arrivederci! Mamma mia, questo meteo, ragazzi, sei il mio assistente, ma cosa stai facendo? Ma che sei impazzito? Ti ho detto chiusura al volo, non vuol dire che al volo, vuol dire veloce. Ah, veloce. Sogno? Comico.